Questa sera e domani sera, ma anche domattina alle 10 per un'inedita matinée, il Teatro Politeama di Lamezia Terme si aprirà con un grande omaggio al teatro di Dario Fo. Si tratta di un progetto della Residenza Teatrale Ligeia, sostenuto dalla Regione Calabria e dal Comune di Lamezia Terme. Mario Pirovano, uno degli allievi, se non l'allievo prediletto di Dario Fo, dopo aver recitato nei più prestigiosi teatri nazionali e internazionali, torna a Lamezia per tre spettacoli. È nostro graditissimo ospite in studio. Buongiorno, ben Grazie, arrivato. Tre buongiorno, spettacoli, grazie. quali sono? Partiamo con L'Usanto Giullare Francesco, domani, questa sera, e poi l'indomani mattina, cioè domani mattina con Joan Padan alla Scoperta dell'America per i ragazzi delle scuole e alla sera, sabato sera, dunque domani sera, con Mistero Buffo. Il più noto forse, ma c'è anche questo dedicato a Francesco che in qualche modo è stato profetico, se Sì, vogliamo. devo proprio dire che a volte la cultura serve. Devo dire proprio che L'Usanto Giullare Francesco, scritto 20 anni fa da Dario Fo, è stato veramente profetico. Abbiamo un papa che per la prima volta da Francesco d'Assisi si è nominato lui stesso Francesco. Il teatro di Dario Fo viene sempre presentato come un teatro per tutti, da tutti e per tutti. È così, è proprio così. Lei la Sì, è interpreta. così, anche se si tende a mascherare questa cosa. Anzi, si è arrivati anche a suggerire alla popolazione e agli spettatori che invece il teatro di Dario Fo non è per tutti. Ed è un peccato perché è una bugia incredibile. È il teatro più immediato che c'è nel teatro in genere. Forse il premio Nobel l'ha intimorito un po', ma ci fa Sì. proprio velocissimamente ci dà un'anticipazione, gliela chiedo in 40 secondi. Beh, sì, posso fare un pezzo dell'Usanto Giullare Francesco. Sì, Per esempio, brevissimamente. Francesco che incontra il lupo di Gubbio. Francesco, scappa, fugge, un animal feroce, una bestia tremenda, un leone. Un leone, esagerà. Beh, non so tanto se quello è un leone, ma di sicuro è un croccodrillo. Oh, non te conosce i leon, ma coccodril te sei de famiglia, e dimmi, dov'è sta bestia feroce? Là, Francesco, guarda, là, l'edrio a descendere dal monte, ma dice, ma l'è piccolo? È questione di prospettiva? Aspetta che ti arriva sotto. Grazie, grazie a Mario Pirovano. Dunque, stasera, domattina, domani sera. Buon lavoro. Grazie.